Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oramai mancano davvero pochissimi giorni all'inizio delle tre e ne vedremo veramente delle belle. Abbiamo visto il video di qualche ora fa che parlava dell'ufficializzazione di Fortnite su Nintendo Switch, cosa che verrà ovviamente confermata in questo grande evento che si terrà a Los Angeles dal 12 al 15 giugno. Come vi avevo detto nei video precedenti e nello scorso video, parteciperà ovviamente anche Epic Games con un casino di eventi che dureranno 3 giorni dedicati a Fortnite. Molti di questi eventi li seguiremo direttamente in streaming in tempo reale su questo canale, anche perché vedrete il torneo delle YouTube Superstar contro i pro player, dove si vedranno fronteggiati 25 team composti appunto da pro player e youtuber di calibro mondiale come Ninja, Meat e Marshmallow e un sacco di altra gente. Oggi però ragazzi voglio parlarvi di una cosa che secondo me è una figata, che ho scoperto per caso e che, perché no, vorrei condividere con voi. Io vi preannuncio già ragazzi che ho provato a farlo, non so se già l'avessi sbloccato e quindi non me l'ha dato, ma per il momento non mi sembra di aver visto nulla di nuovo sul mio Fortnite. Allora, dovete sapere che io vi sto parlando in maniera molto grossolana dell'evento E3, anche perché qua in Italia giustamente è impossibile che arrivino tutte le notizie come le hanno lì negli Stati Uniti. Però ragazzi, c'è la possibilità di sbloccare uno stendardo nuovo ed esclusivo dedicato solo all'evento E3 sul nostro profilo di Fortnite. Dovete sapere che ci sono tantissime applicazioni che giustamente supportano tutti i vari promoter in questo evento e ce n'è una in particolare che ha deciso di supportare l'evento dedicato a Fortnite. Allora, parliamone un attimo assieme perché non è facilissimo da fare, ma se lo fate ragazzi andate tranquilli. Allora, l'applicazione ragazzi si chiama Lift. Questo ragazzi è un video perché ho detto prima di farlo, visto che non sapevo se dovevo mettere dentro i dati sensibili, ho detto registro e poi glielo faccio vedere ragazzi commentandolo sopra. Quindi quello che state vedendo è lo schermo del mio cellulare, però pre-registrato, quindi non sto facendo le cose in tempo reale. Allora, la prima cosa da fare ragazzi ovviamente è andare su Google Play Store e scaricare Lift. Che cos'è Lift in poche parole? Innanzitutto è come il nostro Uber, quindi è un servizio americano che permette di fare il car sharing, no? Quindi tu dici voglio andare qui, trovi se c'è gente che vuole andare lì, diciamo che condividete l'automobile, non ce ne frega niente di questo. Allora, scarichiamo Lift, mandiamo avanti il video che lo vediamo insieme. Io qua l'ho già scaricato ovviamente. Una volta scaricato Lift si apre l'applicazione, dategli qualche secondo. Lui dice consentire a Lift di accedere alla disposizione di questo dispositivo, va bene. E qua c'è Get Started, quindi comincia. Clicchiamo su Get Started. Allora, qua ragazzi dobbiamo inserire il nostro numero di telefono. Sono applicazioni strasicure, raga, quindi non penso che poi la disinstallate alla peggio. E buonanotte ai sognatori, non penso che gliene freghi mai a nessuno di telefonarvi dall'America. Quindi mettiamo il nostro numero di telefono, io adesso metterò il mio. Un attimo solo. Io ho messo il mio vero perché serve per avere poi il codice di attivazione. Ah no, io qua avevo provato a fare il login con Facebook. Lui giustamente dice adesso il clashone di clash@gmail.com. Vado a mettere la password e picciurimerlo che ti faccio vedere la password. Stavo mettendo la password, quindi un attimo solo. Ok, ancora qualche secondo. Giustamente lui adesso mi dirà non hai nessun account collegato con Facebook. Lui qua ti dice Lift riceverà le seguenti informazioni, picciurimerlo, babbarabà. Dagli un secondo, continua come user, voi vedete il vostro nome e giustamente qua mi ritorna il messaggio di errore
Esatto, login fail, non hai nessun account Lyft con Facebook. Allora bisogna mettere il numero di telefono, ragazzi. Picciuri merlo che ti faccio vedere gli altri numeri. Mettiamo il numero di telefono, diamogli ok e adesso ci arriverà, ragazzi, un codice. Fra pochi secondi dovrebbe arrivare, eccolo lì, Lyft, your code is, il mio era 325195. Lo andiamo ad inserire, gli diamo l'ok, dobbiamo confermare adesso il nome e cognome. Lui ci dice se vogliamo scegliere una delle nostre mail, la mia era quella di Xuder, mettiamo il cognome, vai, YouTube, così giusto nome e cognome a caso, la mail ce l'avevamo, gli diamo ok e gli diamo yes, stiamo accettando i soliti termini del servizio. Una volta che, ecco, questo è un punto molto importante, adesso lui ci dice add your payment method, vorrebbe dire inserisci la tua carta di credito, ma noi non vogliamo assolutamente inserire nessuna carta di credito, quindi una volta che lui ci dice PayPal, voi non mettete niente, guardate cosa faccio io, clicco next senza mettere nulla. E lui giustamente, io ho cliccato next, lui dice please enter a valid credit card. A noi non ce ne frega, ma avendo cliccato next, se guardate in alto a destra è apparso il bottone con scritto later, later, per chi non mastica l'inglese, vuol dire schippa. Ci clicchiamo sopra, siamo dentro l'applicazione. Allora, welcome Xuder, lui apre l'applicazione, adesso ti fa la geolocalizzazione, dove sei, picciuri merlo, e ti faccio vedere la mia geolocalizzazione. E noi dalla geolocalizzazione in realtà clicchiamo in alto a sinistra nel menu. Allora lui dice free credit, non ce ne frega niente, questa roba qua, fai not now, qua ti fa vedere alcuni dei tuoi contatti. Noi clicchiamo nel menu in alto, eccolo, le tre righette in alto, vedi che ci sono tutte queste voci, andiamo nella sezione promos. Nella sezione promos ci dice enter promo code. Il promo code, ragazzi, scritto tutto in maiuscolo, è Battle Bus. Adesso vedrete che lo scrivo anche io, in modo che vi fa capire. Un attimo, è Battle Bus. Un momento, che c'è. Ok, Battle Bus. Scritto proprio così, papà, Battle Bus. Lo clicchiamo e come vedete, ragazzi, io sono arrivato fino qua. Lui dice the battle is on, epic move, you've unlocked the battle bus car icon and have been entered to win free entry. Allora in realtà si avevano due promozioni, la prima era sbloccare il logo nuovo del battle bus, la seconda era che in realtà per tutti i residenti di Los Angeles si aveva la possibilità di accedere, di essere sorteggiati per partecipare al torneo lì, appunto, dove c'è Ninja e tutta quella gente lì. Noi siamo italiani, quindi siamo tagliati fuori. Però la domanda è adesso, lui dice you have unlocked the Battle Bus Car Icons and have been entered to win free entry, bla 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 bla. La cosa che io vorrei farvi vedere adesso, ragazzi, permettetemi di farvelo, è questa. Adesso io vi metto un display capture in modo che capiamo un attimo assieme. Allora io vi metto un attimo un display capture, lo mettiamo sotto così almeno mi vedete di nuovo, eccoci qua. Adesso io un momento, eccoci, questo è il mio desktop del PC. Sto entrando in Fortnite perché vorrei farvi vedere una cosa. Io ho già un'icona del Battle Bus, vorrei capire se ce l'avete anche voi, perché è un'icona vecchissima di Fortnite che ti davano praticamente subito. Io credo, ragazzi, che potrebbe essere quella che adesso vi faccio vedere. Datemi solo un secondino che premo Fortnite e voglio sapere da voi se per caso vi ha sbloccato qualcosa, perché io ho utilizzato per entrare su Lyft la stessa mail che ho come account. Questo è il mio account di Fortnite, vado nell'armadietto, vado nello stendardo, l'icona che ho io, che è quella speciale, è questo. Questa potrebbe essere l'icona di cui parlano loro, l'unica che mi viene in mente, perché Battle Bus Car è questa qua. Io non so se voi ce l'avete o non ce l'avete, ragazzi, perché per il momento a me non è successo nient'altro. Non so se ci verrà data questa icona non appena inizierà l'evento o qualcosa. Io per il momento non ho ricevuto nient'altro, però perché no, magari qualcuno di voi riesce ad averla, o magari era veramente questa ma io avendocela non me l'ha data. Beh, ragazzi,
Io spero che questo video vi sia piaciuto. È una roba un po' particolare, ma sai, sempre meglio di niente avere uno standard che altri non hanno. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live. Ciao!